Ciao amici Menuau, benvenuti. Bene, anche oggi procediamo a un nuovo entusiasmante unboxing. Ma quanti unboxing fa Menuau? Too much, too many. Wow, come on. Ecco il pacco di oggi, vedete, bello grosso. C'è un sigillo di sicurezza. Apriamo subito con il nostro magico coltellino affilatissimo. Ecco qui, cosa starà mai? Guardate un po'. Cult, un ennesimo paio di scarpe per il vostro man. Wow, ok, eccolo qui. Cult, cosa vi evoca questo marchio? Un marchio degli anni 90-2000, molto apprezzato. Io mi ricordo già dai tempi del liceo che avere le cult era quasi un must, era quasi uno status symbol al pari delle Timberland, al pari delle Nike, Jordan, al pari di tanti prodotti di questo tipo. E devo dire che questa Cult continua a produrre gran belle scarpe, gran bel paio di scarpe che oggi vediamo. Io ho acquistato questo prodotto che si chiama Slash, modello Slash Chelsea Boot, quindi polacchino a Chelsea, che è un must che non può mancare in qualsiasi abbigliamento maschile e non solo. E vediamo oggi che vediamo com'è questo prodotto. Quindi questo è il packaging di Cult. E questa è la scarpa, bella appena arrivata, come vedete, classico Chelsea Boot con una rivisitazione. La rivisitazione, che è il trend di questi ultimi anni, si trova proprio nella suola Callarmato Chunky, come la chiamano, una suola chunky, cioè una suola bella oversize con un tacco di almeno 3,5 cm. Importante, con la caratteristica però di essere una scarpa molto leggera, cioè queste suole a carro armato non sono così pesanti, non rendono così pesante e quindi di conseguenza scomoda la scarpa, ma invece la rendono abbastanza leggera, anzi io direi leggerissima. Quindi questo è il prodotto, come vedete, molto bello, devo dire, con il classico marchio Cult, che una volta si contraddistingueva perché aveva nella punta, nel puntale, addirittura una piastra di metallo che rendeva la scarpa, in caso di calcio, piuttosto lesiva e impattante. Bene, vediamo, il packaging è fatto molto bene, abbiamo questa targhetta qui. La qualità, devo dire, non è come ovviamente le scarpe di Giuseppe Zanotti, che hanno un tipo di pellame, di lavorazione completamente diverso. Lì siamo in un brand del lusso, c'è un Made in Italy eccezionale lì, qui invece sicuramente queste scarpe non sono Made in Italy e hanno una qualità inferiore, almeno apparentemente. Non c'è tantissimo profumo di pelle, in teoria sono queste scarpe di pelle. E buon profumo, bello chimico, ma sono molto carini, sono molto carini. Adesso tiriamo fuori anche l'altra, quindi la parte, la scarpa in questo caso sinistra, e le vediamo in tutta la loro interezza. Anche qui facciamo una panoramica della scarpa. Questo è un modello intramontabile e secondo me anche questa suola chunky oversize lo rende probabilmente più comodo e comunque allo stesso tempo un evergreen in ogni caso. La punta è arrotondata, molto bella, come piacciono a me, belle arrotondate. Guardate un po', sono molto molto carine come scarpe. Adesso le mettiamo ai piedi e vediamo come vestono. Anche in questo caso io ho preso il numero 43 perché è segnato come 8,5 UK per un piede, quindi che comunque arriva a 27,5-28 cm, perché vi dico, la taglia di Cult è diversa, almeno per quello che è la mia esperienza, da altre standard di taglie di size chart. Quindi se potete misuratele bene nel negozio e così via. Io ho preso un 43, adesso vediamo come mi sta. Le indossiamo subito. Queste Cult molto molto belle, eccole qua, indossiamo,
e le proviamo ai piedi subito. Ecco qui. Beh, devo dire che sono molto carine. Magari solleviamo il pantalone, abbiamo anche la linguetta per indossarle più facilmente. Eccole qui. Vediamole in tutta la loro interezza. La taglia mi sembra comunque abbondante, quindi questo è un 43 e veste piuttosto ampio. Veste piuttosto ampio, ve lo dico. Probabilmente nel mio caso andrà presa una taglia, un mezzo numero in meno, che però in questo caso dal 43 si passa al 42 per passare dall'8,5 UK all'8 UK, quindi mezzo numero UK che corrisponde però una taglia in meno italiana. Dai, sono fighe, belle. Sono molto carine. E sono un passepartout. Queste scarpe vanno con tutto. Si abbinano facilmente ad ogni outfit. Bene amici di Menuao, allora cult, belle, comode, classiche, si abbinano sia ad outfit eleganti che ad outfit più sportivi, più casual. E memento, audere semper, dimenticavo, queste scarpe le ho pagate a dei saldi ottimi sul sito di cult. Il prezzo di listino di queste scarpe è di 170 euro o 169, invece io le ho pagate a metà prezzo più un'aggiunta dello sconto di benvenuto del 5%, quindi siamo intorno agli 80 euro, 76-80 euro. Questo è stato il prezzo di queste scarpe e credo che a questa cifra vale la pena acquistarle. Scegliete bene il numero, però vi do questo consiglio perché secondo me la size chart di Cult è differente dalle altre. E a presto su Menuao. Ciao! Ciao, a presto!